Nel primo tempo abbiamo avuto la difficoltà nel trovare le giuste linee di passaggio per saltare la contrapposizione del Verona, cosa che invece poi abbiamo fatto molto bene nel secondo tempo, che ci ha permesso anche di crearci diverse occasioni da gol. Abbiamo corso anche qualche rischio sulle ripartenze, in contropiede, però la squadra ha provato a vincerla fino alla fine, non si è risparmiata. L'aspetto positivo è che abbiamo chiuso anche in crescendo sul piano fisico della tenuta, cosa che nelle giornate precedenti ci aveva un po' penalizzato. Un punto che ci permette di continuare a rimanere imbattuti. Siamo venuti qui per cercare di vincere la partita, non ci siamo riusciti, ma i ragazzi non si sono risparmiati. Solitamente quando incontri le squadre chiuse devi cercare di trovare delle linee di gioco diverse rispetto a quelle che usualmente la squadra sa trovare e per la quale è allenata. In questa nuova stagione stiamo lavorando su qualche cosa di diverso, abbiamo fatto bene nel secondo tempo, dobbiamo migliorare alcuni sincronismi in maniera tale da poter giocare dentro e da poter giocare fuori. Oggi poi la differenza nel secondo tempo l'abbiamo fatta nelle giocate esterne e lì la squadra è stata brava, ma il rammarico è che aver sprecato un tempo, le avremmo dovute trovare prima quelle soluzioni. Però l'anno scorso facevamo più fatica a cercarle, quest'anno almeno in questa partita devo dire che i ragazzi sono stati bravi poi nel secondo tempo. Ero nella prospettiva ideale quando Duvan ha colpito la palla di testa e pensavo che entrasse. Credo sia stato bravo il difensore lì a ricacciarla fuori. Terza partita in una settimana. Marassi è il nostro 12° uomo in campo, sarà una partita difficile, dura, dobbiamo pensare a recuperare energie e a prepararlo al meglio, perché il Milan ha uno stile di gioco che ci fa disperdere molte energie, però ci arriviamo bene, con l'entusiasmo giusto e con l'aiuto del nostro pubblico possiamo anche disputare un'ottima partita, dobbiamo disputare un'ottima partita.